Bene amici di Tutto Hardware Response, e in questo video voglio spiegarvi come tentare di rigenerare una batteria ed effettuare la calibrazione. Questa è una batteria che chiaramente ho acquistato, è una compatibile, l'ho presa su eBay a 25-26 euro, e in quanto quella che era vecchia già aveva 7 anni di vita, quindi l'ho buttata. Questa è quindi una batteria compatibile, e a parte tengo a precisare che la durata delle batterie compatibili è nettamente inferiore a quelle delle originali, quindi valutate prima di procedere all'acquisto se conviene prenderla compatibile o originale. Se ovviamente avete un computer vecchio, consiglio la compatibile. Comunque, vediamo come i consigli da darvi. Prima cosa, dovete scaricare del tutto la batteria, ovvero se avete 50% di carica o 60, cercate di portarla a zero fino a quando il computer si spegne, o perlomeno appena vi chiede che la batteria è al 5% o 4%, subito spegnete il computer ed evitate di danneggiare il PC. Una volta staccato, prendete l'alimentatore e la caricate. Caricatela al 100%. Dopodiché, staccate l'alimentatore e procedete ad accendere il computer. Accendete il computer e rifate di nuovo scaricare la batteria. Una volta che la batteria si è scaricata, prendete la batteria e mettetela nel congelatore, cioè nel freezer. Lasciatela nel congelatore per 15 minuti e poi toglietela dal freezer e aspettate ovviamente che la batteria torni alla temperatura ambiente. Dopodiché ricaricate la batteria, però questa volta dovete caricarla, anche se arriva al 100%, dovete aspettare un'ora circa, un'ora e mezza, tenendola in carica ancora, nonostante sia al 100%. Dopodiché staccate ovviamente il cavo dall'alimentatore, dal computer, e poi fate di nuovo scaricare la batteria. Fatto questo, fatelo per 2-3 cicli di carica e dovreste già riottimizzare la durata della batteria. Il consiglio che vi do in avanti, dopo un paio di minuti di questo video, sarà quello di impostare la modalità di risparmio energia. Primo, selezionare il risparmio bilanciato, e secondo, effettuare il ciclo di ricarica tramite prestazioni elevate. Qualcuno dirà: ma cosa sto dicendo? Tra poco però sarò sul desktop per farvi vedere come impostare il sistema di risparmio energetico con bilanciato e con prestazioni elevate. Fate primo con il primo metodo e poi con prestazioni elevate fate la procedura di ricarica, dopodiché vedrete un leggero miglioramento della batteria. A tra poco con il desktop. Bene ragazzi, a questo punto eccomi sul desktop. Vi faccio vedere come abilitare quindi la modalità primo bilanciato e poi prestazioni elevate. Rechiamoci su qua, sul pulsante Start, facciamo tasto destro, pannello di controllo, andiamo su Hardware e suoni e opzioni risparmio energia. Selezioniamo prima la spunta bilanciato ed effettuiamo il ciclo di carica, come ho già detto prima, e poi selezioniamo prestazioni elevate e facciamo di nuovo il ciclo di carica. Una volta che abbiamo effettuato questi due cicli di carica, sia con bilanciato che con prestazioni elevate, potrete decidere di effettuare un altro ciclo di carica, o che sia in bilanciato o in prestazioni elevate, oppure di non effettuare un altro ciclo di carica. In questo caso vedrete un leggero miglioramento delle prestazioni della batteria. Tengo a precisare però che questo non funziona su tutte le batterie,
ovvero se una batteria è troppo vecchia oppure è stata utilizzata in modo cattivo, quindi in modo pesante, la procedura potrebbe rivelarsi inutile. Per esempio, se noi abbiamo una batteria da 7-8 anni circa e l'abbiamo usata in condizioni veramente che, per esempio, noi carichiamo la batteria, quando è al 100% alcuni sono abituati a non staccare il connettore dell'alimentatore. Questo è un errore grave, perché lasciando comunque la batteria che carica, nonostante sia al 100%, la batteria veramente si danneggia e col tempo si usura molto prima. Stessa cosa quando, per esempio, carichiamo il computer a una percentuale del 50-30%. Non ha senso caricare una batteria che sia al 50%, perché caricando la batteria che ha questa durata, la batteria ne risente e quindi la sua durata sarà molto molto inferiore. Quindi, per garantire anche prestazioni ottime dalla batteria, consiglio di prima di far scaricare la batteria, o almeno di tenerla a una percentuale più bassa possibile, e poi quando stiamo caricando la batteria, appena vediamo che è al 100%, subito spezziamo il connettore dell'alimentatore. Oltre a fare questo, noteremo sia un miglioramento di risparmio di batteria che anche di corrente elettrica. Bene ragazzi, spero che la guida vi sia stata utile. Per informazioni non esitate a lasciarmi un commento qua sotto. Ci vediamo al prossimo video.